Balla che qui stiamo quasi iniziando. E di R la web radio demo. DJ Ive la casa col suo show. Tacchi tacchi, tacchi tacchi rumba. Buon pomeriggio ormai, cioè, ci siamo con il buon pomeriggio, siamo partiti leggermente in diretta in ritardo, però capirete il perché. Sono partito forte. Buon pomeriggio, ormai è quasi buonanotte. No, ma sono partito forte perché eravamo in ritardo, allora dai, andiamo avanti. Buongiorno a tutti, buongiorno dai. Buon pomeriggio, mi hai confuso. Buon pomeriggio a tutti quelli che ci stanno guardando, perché già qualcuno è con noi in diretta, quindi vedi già, ciao Mario, ciao Ivan mi ha scritto, ciao Mario. E con noi oggi Radice Cubica, ciao ragazzi. Ciao a tutti. Oggi vi metteremo un po' così a vostro agio piano piano, finché loro ci faranno sentire qualcosa dal vivo. E quindi scusate, devo salutare la regia, perché se me lo dimentico dopo sono guai. Poi sono cazzi. sono guai. Buonasera a tutti. Tu non esci più con Matteo, eh? Chi? Io sono uscito con te. Io e te avremmo fatto danni, capito? Ah, ok. È una frase per il futuro. Sì. No, tu con Matteo non esci più. Allora, ragazzi, sono le 17:25, siamo in ritardo, ma per giustificati motivi, perché comunque abbiamo preparato tutto il parterre. I ritardatari saranno sempre vincitori e i primi. Questo lo dice lui, che è un eterno ritardatario. Allora, volevo ricordarvi subito i canali, visto che siamo appena partiti. Potete su Rai 1 c'è il Festival di No, non quei canali lì. Potete scrivere EDR Web Radio in tutti i social, cioè scrivete in YouTube, Facebook, Instagram, dappertutto, ci trovate dappertutto. Se volete mandarci un'email con la vostra canzone inedita, scrivete a edrwebradio@gmail.com e ci mandate il vostro brano e una piccola spiegazione. Noi esaminiamo tutti i brani e poi ne scegliamo uno da proporre a tutti quanti. Questo è un brano, quello che sto mettendo, che di un nostro carissimo amico, che manca abbiamo scelto di farvelo sentire. La canzone si chiama Anormale. Lasciatemi stare, se sono un anormale. In questo locale vedo la gente normale. Tengo gli occhi chiusi, non voglio guardare tutte fotocopie in questo mondo andata male. Sto nella mia giungla, ora che mi culla. Sento solo questo suono e non le urla. Lasciatemi stare, sto in un viaggio totale. Un momento astrale, un nirvana mentale. Da bambino non sapevo il mio destino, anche oggi non so niente ma son vivo. Mi sentivo strano però mi sentivo, dentro casa e fuori casa un casino. Era freddo e non c'era un cammino, grazie mamma stavi lì vicino. Solo adesso ho cambiato cammino, come Mowgli nel mio mondo voglio restare. Questi umani ti vogliono cacciare, porca puttana non mi riesco a abituare. Questo mondo non mi riesco ad arruolare. È da sempre che resto reale, è da troppo che rimango male, è da tempo che cerco la chiave. Sto nella mia giungla, ora che mi culla. Sento solo questo suono e non le urla. Lasciatemi stare, sto in un viaggio totale. Un momento astrale, un nirvana. Voglio ringraziare, anche oggi riesco a camminare. In ste cuffie riesco ad ascoltare, perciò farò quel che voglio fare. Ehi, mi fa male la corrente, non la seguo quella gente. Seguo la mia strada differente, tranquillo mi arrangio in ogni ambiente. Sono quello che sono, non sono come loro. Baby, sono un toro che sta cercando oro. Oh my God, sono al contrario. La mia mente gira in senso antiorario. Da bambino ero un adulto, ora più bambino, perciò
parlare, ma continuo a sparlare. Quante volte ho sbagliato, quante volte ho mollato e poi ricominciato, la rabbia accumulata. Non mi fermerò neanche quando ce l'avrò fatta. Meglio stammi lontano se hai la faccia contraffatta. Non con tutti quanti parlo, ma sto beat ammazzo e ballo. Sono un pazzo allo sbaraglio. Oh oh oh. Lasciatemi stare, sì, sono un anormale. In questo locale vedo la gente normale. Lui nel locale vede la gente normale. Tu non li hai mai visti, di la verità. No, perché quello più normale sono io nei locali, quindi questo sta. Era Pascal con Anormale, quindi il nostro carissimo amico che ci ha fatto sigle, canzoni di ogni tipo, quindi lo diciamo tutte le volte. No, ciao Silvia. Io volevo dire Silvia una cosa. Non ho detto una parola. No, però tu prima ti sei dimenticato una cosa. Dimmi. Siamo sincronizzati su diversi social. Sì, sì, sì. Quindi una cosa ti sei dimenticato. Ogni volta che entrate su una pagina dei nostri social, vi dovete ricordare di mettere un mi piace, un like. Bravo, bravo, è vero, quello me l'ho scordato. Sulla pagina di EDR Web Radio. Tra l'altro questa diretta sta andando in onda sia su Spreaker, mettete che... like su tutto che Facebook, quindi su Facebook ci potete vedere, sentite anche un buon audio, ma se volete sentire solo l'audio perché avete tanti beep da fare vostri, potete mettere Spreaker, spegnere il telefono e Spreaker continuerà a farci sentire, così non consumate neanche la batteria e non consumate i giga, quindi è una cosa bellissima. La batteria non la consumo. Pochissimo rispetto. Pochissimo. Sì, se guardi Facebook la consumi molto di più. No, è che ci sono i cinesi dentro il telefono, sì, che sì, potenziano la batteria perché ascoltano EDR Web Radio. Sì, ma vai più là. Non devi spiegare cosa hai combinato. No, niente. Continuiamo. Continua, non lo so. Continuiamo perché oggi abbiamo degli ospiti. Yes, siamo con noi Radice Cubica, ma presentatevi ragazzi perché noi vi conosciamo come Radice Cubica, ma vi chiamate? Io sono Giacomo. Io sono Mirko. Ok, quindi e Giacomo. Abbiamo il terzo componente che oggi non c'è per motivi di lavoro. Ah, abbiamo lavorato i miei. Pensavo l'avevate fatto fuori. No, ancora no. Perché ancora noi ci stiamo botta. Pensando con lui, quindi mi vogliono buttare fuori. Sì, no, proprio è una cosa. Però un giorno perché capirete due... che cioè, anche perché in due non potevano essere Radice Cubica. Eh no. Giustamente, perché in fuori onda loro ci hanno fuori onda, prima che iniziasse la puntata ci hanno spiegato il motivo del nome Radice Cubica, che erano in nove, il pi greco. La radice no. cubica di 9, effettivamente 3, quindi stare. Prima eravamo in 9, ragazzi. Poi abbiamo segato le gambe a tutti e siamo rimasti nei 3. La radice cubica fondamentalmente rappresenta appunto questo trio che è nato nel 2011 e prima aveva un altro nome, poi per motivi praticamente di gusto nostro abbiamo deciso di cambiare nome e ormai da agosto 2018. Ci sta, molto d'impatto Radice Cubica. Quando mi ha preso... Radice Cubica con la K. Con la K. Con la K, sì, sì. Io e Nico siamo il pi greco. Perché voi siete tondi. Ma noi siamo in due, ma in realtà siamo in quattro. Ma voi siete tondi e siete in due. Fatevi due domande. Due coglioni. Si è sentito? Io non ho le cuffie, non sento. Si è sentito parecchio. Da casa l'avete sentito? Fatecelo sapere, scrivete. Intanto ci saluta Felicità Francesco. Lo conosci? Sì. Checco ha detto. Ciao Checco. Non sarà mai triste questa persona. È vero. Ha una bella... Un bel nome. Allora, facciamo una cosa. Entriamo nel mondo della Radice Cubica. Mettiamola così. E mettiamo una loro canzone che l'abbiamo già messa settimana scorsa per presentarvi, per così che siamo un po' portati avanti. E, la canzone si chiama Dimensione 42. Come mai questo titolo? Ma Dimensione 42 perché è comunque una canzone molto astratta, molto psichedelica, e c'è questa risposta che dà il computer in Guida Galattica per autostoppisti, qual è la risposta alla vita e dopo anni e anni di calcoli da 42, quindi siccome è molto mistica come cosa ci piaceva questa idea di fondere il misticismo e... Che poi se volete... approfondire appunto l'argomento basta che su Google scrivete 42 in Dio già viene fuori il okay, risultato quindi cioè sarebbe la data di nascita cioè l'età ultima 42 è la risposta del computer appunto. No perché lui si preoccupa qual è il senso della vita no perché io l'ho già passata quindi beh allora si è posto non c'è da preoccupare no appunto per quello ogni giorno potrebbe essere sì andiamoci a sentire questa canzone quindi loro sono di Radice Cubica e questa si è Dimensione 42. Thank you.
questa dimensione 42 ci dà un po' un'idea di della, quanto è carica questa canzone. Cioè, a me piace. Bene. Promossa, promossa. Magari, cioè, non vuol dire niente che piace a me, eh? Te ti piace? Ascolta, se io parlavo con te, non ho ascoltato la canzone. Io sono sincero, allora, onesto, ragazzi, scusate, ma no, lui... No. Allora facciamo così. Sei monotasking. No, io non sono multitasking. Questa la riascolti. Se non mi dai la cuffia. L'audio. Allora, ragazzi, bellissima la canzone. Quindi mi stavate dicendo, se si può dire. Per votare basta fare il numero 45501. Votate, il numero è lo 06 51 centesimi. Aspetta, no? Tu me le devi dire queste cose. Cioè, scusa, mi stavate dicendo che voi eravate di più. No, di più siamo stati fino al 2013. Fino al 2013 eravamo in quattro. Che dopo avete cambiato il nome, quindi dopo. Sì, no, abbiamo cambiato nome l'anno scorso, estate dell'anno scorso. Quindi è una cosa abbastanza fresca. Sì, no, ci sta. Prima si chiamavano i 12. 12. Però lo conosciamo, un gruppo che si chiama i 12. Lo conosciamo. 4. Fategli un applauso. Ma dai. No, ma ragazzi, sono robe. Non, cioè, dai, bisogna ammirare comunque la mente che a una certa età è ancora lucida, per fare calcoli. È così. Noi l'abbiamo preso perché ci piaceva la sua spontaneità, ma poi piano piano stiamo scoprendo che. Era meglio non scoprirla. La mia o la sua? La sua. Ah, sì. La mia. A te ti abbiamo assunto per la puntualità. Ah, ok. Solo per quello. Molto puntuale. Fantastico. Allora, invitiamo lo psicologo per me un sabato. Ci sta. Bella. Breve parentesi, breve piccolina proprio parentesina, e fine puntata parleremo un po' di Sanremo, visto che l'hai tirato fuori. Perché, no, lo so, è un po' così, però quest'anno, devo essere sincero, io odiavo Sanremo. Non lo vedo, l'ultima volta che ho visto un Sanremo intero era il 1998. Quando sono nato? Cioè, avevo 10 anni, poi te. È stato l'effetto della mia entrata. Sì, ma andiamo avanti. Abbiamo già parlato troppo, la parentesi è troppo grande. No, comunque parleremo di Sanremo, quindi se ci state ascoltando e vi interessa l'argomento, seguiteci fino alla fine. Salutiamo un attimo il volo, Giancarlo, sì. Cara mia, che si è collegato. Ciao Gianca! Lo stavo facendo perché c'è anche un'altra persona che ci sta guardando. Silvia, fallo tu. Avvicinati un po' al mio, spingilo via. Bravissima. L'ho mandato via un attimo, giusto 5 minuti. Volevo salutare Mirko Galeazzi, che è con noi, che ci sta seguendo ed è venuto anche alla nostra festa l'anno scorso. Me lo ricordo. Quindi lo salutiamo. Allora, ragazzi, voi... ma perché? No, io devo convivere con questa... Cioè, poi diventiamo anche seri, perché loro sono minimo, venuti qui sperando di andare in una radio, cioè, seria. Un minimo mi capite, mi compatite almeno. Sì. Guardatelo. Però l'avete scelto voi. Però farei anch'io come sta facendo lui, quindi mi piace come cosa. Noi se ci dovessimo dare un nome come gruppo... Cioè... No, non lo dire. Sì, siamo quelli che vanno in coppia, insomma. Con la S. Sì, con la S finale, perché fa molto inglese. Voi, allora, come live, cioè siete disponibili, non è una bella cosa. Attivi, ecco, sì. Non mi veniva, grazie mille. Noi fondamentalmente nasciamo come gruppo live, quindi come tutti i gruppi. Sì. Quindi nel nostro repertorio proponiamo sia brani inediti che cover, italiano e inglese. Tendiamo nei pezzi nostri, cioè i pezzi nostri sono esclusivamente in italiano. Okay. Cover cerchiamo di amalgamare un pochino tutto, anche perché comunque ci piace la musica inglese, quindi... Il cantante del gruppo? Voce principale sono io, però anche Mirko canta. No, quindi... Io faccio i cori principalmente, però. Bello però, il cantante bassista se ne vedo un pochi, eh? Sì, me l'hanno detto in tanti, quindi... No, perché io ti parlo, perché io sono un bassista, nasco come bassista, poi mi sono evoluto in una brutta razza che è il DJ. Quando è uscito dalla pancia c'aveva il basso tra le mani, è nato bassista lui. Dai, falla la battuta, però sei alto. Classica battuta. E niente, io adoro, visto che facciamo così, non voglio mettere un loro pezzo, ce ne fate una dal vivo? Certo. Scegliete voi il titolo, presentate la voce. Una domanda a caso, avevano gli strumenti in mano, così. Così, vi ho preso la sprovvista. Ma va bene. Avete gli strumenti per fare...
vedi che ce l'avevano, erano lì pronti, eh. Vai, presentala tu la canzone. Ok, questa è In questo istante. Questa è questo in questo istante. Questa è questa, questa qui. Prova mi piace. Esatto. Mi piace. Non sciogli lingua. Prova a dirla più veloce. Mi piace. No, no, scusate, com'è il titolo? In questo istante. Questa è In questo istante. Ci siamo? Non fa, no, guarda che non fa una piega. Via, ragazzi. Vai. Via. Il bicchiere è mezzo pieno se guardando fuori vedo meno te. La mia mano lascia un segno sul boccale gelido. Un'atmosfera di libidine, un'attrazione fisica tangibile. Vieni qui, parti assieme a me. Nelle strade il silenzio che la notte porta assieme a sé è interrotto dalle risate e da canzoni le cui parole parlano sempre solo di noi, di situazioni che capir non puoi. Vieni qui, parti assieme a me. Baciami ora, baciami in questo istante. Amo il tuo sapore, amo il tuo respiro ansante. Baciami ora, baciami in questo istante. Sento il tuo cuore e so di non potermi più fermare. Un soffitto di galassie e la tua mano accarezza me. Sento un fremito nell'aria, sulle labbra il vento. Avverto il cuore che mi balza in gola. Lo sento che cresce, lo sento pulsare ancora. Vieni qui, resta insieme a me. Baciami ora, baciami in questo istante. Amo il tuo sapore, amo il tuo respiro ansante. Baciami ora, baciami in questo istante. Sento il tuo cuore e so di non potermi più fermare. Ragazzi, bellissima. Grazie, un grazie applauso. Qui dal forte vivo, Radice Cubica con In questo istante. In questo istante. Me la sono anche ricordata. Cioè, no, perché io ho dei problemi di memoria. Quindi me la sono. Grossi, poi. Sì, sì, proprio. Ragazzi, bellissima. Grazie mille. E cos'è stato? Ah, ho sentito. stavo dicendo, questa canzone quindi voi scrivete e componete voi. Sì, sì. Sì, poi sì. Vuoi approfondire un po' il discorso? Io sono il microfono distante. No, i pezzi sì, è tutto completamente composto da noi. Solitamente avviene che, come tutti i gruppi, tanto ci si vede in sala prove, mm-hmm. A volte ci vediamo così semplicemente anche... Per una birra. Non abita- sì, vabbè, quello è il pretesto, sì. Non, magari non sempre... Entriamo in sala prove con appunto l'obiettivo, dici oggi scriviamo un pezzo, semplicemente andiamo lì, ripassiamo magari un pochino i pezzi, ci prepariamo per una data o passiamo quelle 2-3 ore insieme, no? come gruppo. Poi però magari arriva il momento, attacchiamo tutto, posto, pronti per suonare, diciamo oh, scaldiamoci un attimo, facciamo qualcosa, solitamente improvvisiamo. Da lì magari spesso a volte nascono delle idee dalla parte musicale, ci piace, ce le teniamo. Giacomo dopo lui è colui che ha detto ai testi, ci pensa lui, perché io per ognuno, me... ognuno il suo, ognuno, no? Ognuno il suo, per me il lavoro troppo duro, io penso a musica solitamente,
oppure il contrario, cioè ci lavoriamo alla casa, o ho un riff, ho un giro di accordi, lui ci mette il testo, oppure arriva, fa un riff lui a caso, un giro di accordi, lui ci mette il testo. Io comunque ci metto, no, comunque ci lavoriamo tutti e tre insieme. Quindi quello che ho capito, tu ci metti sempre il testo. Lui ci mette sempre il testo. Ok. Abbiamo anche il batterista che adesso ha cominciato a scrivere, quindi che prima non l'abbiamo detto, Gusto, si chiama Luca Giovon. Okay. Salutiamo, no, Luca, salutiamo. Se no ci rimane male. Questo è un gruppo strano comunque, batterista e bassista che cantano. No, no, il batterista non canta, però scrive. Il batterista ci mette la batteria. Perché noi tre siamo un gruppo normale. Ah, guarda, non di sicuro. Lui ha detto io alle cazzate e lei quella si fa public relations. Ah. No, composti bene, cioè nel senso belle canzoni, fatte molto bene. Grazie. Allora, apriamo una parentesi perché io... Ancora, sì, no, devo aprirle perché... Ho capito, sono già loro, Radice Cubica, te apri le parentesi, no, facciamo, facciamo un'espressione. Un'equazione. Perché io sono uno che gira molto su Facebook e praticamente... Girando su Facebook ho visto un post, io ho chiesto permesso al titolare dell'azienda di poterlo leggere perché secondo me era bellissimo, è una cazzata, cioè, lo dico prima. Non avevamo dubbi. Ma perché non mi prendete voi seriamente? Allora, loro sono praticamente Jeco Stautospurgo. Sì, Vanno a pulire le fogne. Si chiamano Eco Autospurgo. Tra l'altro, salutiamo il titolare. E io ho promesso che avrei letto un numero di telefono. Quindi, il numero di telefono. Glielo diciamo dopo. Allora, il loro slogan è: raccogliamo i vostri sforzi. Cioè, ragazzi, è bellissima. Cioè, un applauso qui. Cioè, è stupenda, è bellissima, è come la pompa funebre che dico raccolgo il tuo corpo. Come potevo, è uscito un sì, però già se però allora no, adesso... si chiama Ecost Autospurgo. Ecost Autospurgo. Di dove sono? Loro sono dell'Anconetano praticamente, quindi giù nelle Marche. E il loro numero di telefono, se volete contattarli, vengono a portare via i vostri sforzi. Al numero 371-36-83-908. Sembra, lo ripeto, 371-36-83-908. Cioè, sì, ragazzi, loro sono dei geni, io li loro ho premiati per questa cosa. E vi posso garantire che fanno un lavoro di merda. Però lo fanno molto volentieri. Ma scherzi. Un'altra notizia che girava invece sempre su Facebook, e mi sono andato a documentare perché è vera, perché di solito c'è un sacco di fake. State attenti alle notizie su Facebook perché la maggior parte sono fake, ma questa è vera. Latitante, telefono ai carabinieri, non mi prenderete mai. L'hanno arrestato dopo un'ora. Con quella chiamata. Cioè, queste sono le parentesi che vuoi aprire te? Sì. Ragazzi, avete un altro pezzo? No, vabbè, dai, quella dell'Autospurgo era bella. Però mi è piaciuta molto il suo pezzo, quindi dopo un altro se lo fanno. Certo, certo. Ah. E adesso c'è un pezzo che... Qui si parla solo di pezzi, ma io di pezzi ne conosco altri. Sta buono. Cioè, io non posso credere, cioè, queste cose, ragazzi. Facciamo Nico, una cosa, allora. Datti una regolata. Facciamo una cosa, andiamo... Questo lo diceva sempre me, tempo fa, Sì, Nico, però sei migliorato. Nico, te stai peggiorando giorno dopo giorno. Cioè, lui l'ho raddrizzato, adesso l'ho raddrizzato anche te, Nanina. Non, non dire queste cose con Matteo. Silvia, mi meraviglio di te però, Ci avevamo appena detto che si era un attimino... Ma tu gliel'hai messa lì? Vabbè, ma ragazzi... Continuate. Ragazzi, questo è Contatto e loro sono i Four Seasons. So che mi fa desiderare d'essere qua, sarà la pioggia, un sorso di serenità. Là fuori fa freddo, il mio posto è qua dentro, non urlarmi addosso ormai, ho già scelto, tu restami accanto, sarò il tuo contatto, chi mi calma questa notte sai, saremo liberi, al di là della follia, saremo angeli,
sopra la città e ci nasconderemo tra la terra e il cielo, tra il tuo sorriso e l'arcobaleno. Liberi, senza smettere di amarci mai. Smettere di amarci mai. So che è tardi, di rientrare a casa non mi va, ormai è casa, ovunque tu mi porti insieme a te. Là fuori è un tormento, il mio posto è qua dentro, non fermarmi adesso, ormai ho già scelto. Tu restami accanto, sarò il tuo contatto, chi mi scalda questa notte, sai, saremo liberi, al di là della follia, saremo angeli, sopra la città. Ci nasconderemo tra la terra e il cielo, tra il tuo sorriso e l'arcobaleno. Liberi, senza smettere di amarci mai. E loro sono i Four Seasons con Contatto. Gli mandiamo un saluto, tra l'altro il cantante mi ha scritto proprio l'altro giorno e mi ha confermato la loro presenza il 10 agosto con noi a Stella in Musica. Ricordatevi, Stella in Musica 10 agosto. Ma prima hai detto l'11? No, no, 10, sempre 10. Sempre 10. Notte di San Lorenzo. Niente, 10. E la notte di San Lorenzo, se la volete passare con noi, ve lo diciamo già da adesso, prenotatevi perché quest'anno siamo veramente tantissimi sicuramente, però ci saranno tante novità che vi elencheremo più avanti. Sì, sì, vi sì. Faremo sapere. Il 10 agosto non andiamo a svelare niente. Com'è che è la notte di San Gaudenzo? No, San Lorenzo. San Lorenzo, San Lorenzo. Sì, a una certa età è così. Allora, facciamo un po' di saluti della gente che si è messa in contatto con noi. Salutiamo Antonio, salutiamo la Marzia, salutiamo Cisco che ci segue sempre, te lo ricordi Cisco? Ciao bro. E poi chi c'è? Vabbè, Giancarlo Caramia l'abbiamo salutato. Piero Gatto, di chi è amico? Chi? Piero Gatto. Piero Gatto, sarà un tuo amico. Però lo salutiamo. Ciao, ciao Piero Gatto. Bellissimo, tra l'altro un nome stupendo. Allora, siamo qui ancora con i Radice Cubica che staranno con noi fino alla fine e che ci hanno promesso pezzi live, quindi oggi lo possiamo fare, facciamolo, no? Sì, sì. Cioè, facciamo dietro una cosa. Stiamo preparando lo studio per, con la batteria quando vanno a venire, giusto i pezzi. Sì, 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 è qui dietro. Sì, sì. No, è di là in di realtà. Là, di là. Facciamo una cosa, mi fai un riffettino di chitarra sotto mentre parlo? Così, no, 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 proprio easy, cioè tranquilla. Mi apri la chitarra dalla regia? No, no, di che tipo? A cappella. No, tranquillo, proprio. Una cosa che vuoi te. Sì, 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 proprio. Perché, no, te lo spiego, così vi presento la vostra canzone nuova, no? Cioè, nel senso, quella che andrete a fare. Perché loro non lo sanno, ma la loro canzone è nuova. Ho detto bene. È vero, a cappella. È la verità, comunque. Così. Vedi, vedi. Vedi, senti. Perfetto. Questo è il clima giusto per presentare una canzone. Ok? Quindi, il titolo della canzone è? Questo è un pezzo nuovo, si intitola Euforia. Prego, ragazzi. Riesco a vedere, sentire il sospiro, udire quel pianto. Ancora.
e non mi capacito, non mi rammarico di ciò che è accaduto finora. Una vista parziale della tua verità non si addice alla nostra esistenza. Prendi il tempo che abbiamo, esplora ogni peccato, arriverai alla tua conoscenza. Qui le stelle bagnano il cielo. Qui la verità è fantasia. Sporche in faccia, col sorriso sulle labbra, maliziosa e spiritosa balli. Qui sdraiati sopra un prato, rifugiati nella mano in un'euforia artificiale. E la testa che leggera sale. Solo io e te, corri questo rischio insieme a me, vivi questa storia e fingi che le lacrime passate siano un fiume in piena che travolge ostacoli futuri in te. Sulla collina il vento soffierà e col tramonto la tranquillità avvolgerà la notte tiepida come un materno abbraccio al figlio che non c'è. Piedi scalzi sopra l'erba, la tua mente ancora aperta, ridi e scherzi senza alcun pensiero. Senti il vento sulla pelle, lo sguardo fisso delle stelle, in quest'euforia che non fa male. Non importa se è artificiale, solo tu ed io. Corri questo rischio insieme a me, vivi questa storia e fingi che le lacrime passate siano un fiume in piena che travolge ostacoli futuri in te. Sulla collina il vento soffierà e col tramonto la tranquillità avvolgerà la notte dolce e tiepida come un materno abbraccio al figlio che non c'è. Ragazzi, grazie. Bravissimi! In Radice Cubica qui, dal vivo, live. Quindi guarda, poi mentre stavate suonando si è connessa un sacco di gente, quindi la cosa ottimo. Mi fa piacere. Così almeno mi hanno sentito live, perché ragazzi meritano e noi abbiamo il privilegio di averli qui live per noi. Cioè stanno facendo un concerto privato a noi, capito? Cioè... Una volta usavano i concerti da camera, no? Terry nel letto. Cisco, chi è? Il nostro amico, no? Sì, no, si è complimentato. Sì, no. Si è complimentato con voi. Grazie, Cisco. Vi ricordiamo che loro sono i Radice Cubica. Dove vi possono trovare? Ci potete trovare su Facebook, la pagina Radice Cubica con la K. Sì. Su YouTube, abbiamo il canale YouTube Radice Cubica con la K. E su Instagram Radice Cubica con la K. Sempre con la K, ragazzi. Sempre con la K. Cioè, non vi scordate la K perché se no non va bene. Trovate altre cose. Facilissimo. State qui
anche con noi chi ci sta seguendo, perché ci faranno altri pezzi live, e in più dopo ne sentiremo un altro che ce l'abbiamo noi dalla settimana scorsa, che ve lo vogliamo far sentire, e quindi state con noi e seguiteci. Matteo, è arrivato il nostro momento. Quale? Ragazzi, so io. Ragazzi, non vi spaventate di questa cosa. Comunico al tavolo che per una bella inquadratura c'è quella telecamera lì, quindi la prego. Per fortuna che siamo lontani. La prego di posizionarsi al centro. No. Lascia stare che lì c'è il terremoto. Lascia stare che lì c'è caso che dobbiamo fare dell'impianto nuovo. Matte, sei pronto? No. Ragazzi, non vi spaventate. Piede di porco. Aspetta. Piede di porco da 1,5 metri a 1,95 euro solo da Lidl. Forbici per tagliare qualsiasi tipo di metallo. Ho detto metallo. Bravo. A soli 69 centesimi. Lidl conviene. E anche per oggi questa cagata l'abbiamo fatta. È un po' al contrario, quel dito potrebbe stare a significare qualcos'altro, mettiamolo dritto. Noi ragazzi ci teniamo sempre a valorizzare il Lidl, i prodotti buoni che ha, quindi ci teniamo particolarmente. Sì. Ormai è una cosa che ci chiedono e tocca farla. Comunque io prima di iniziare questa puntata stavo cercando di stringere accordi con questi ragazzi, ma penso che non mi chiameranno mai più. No, mai più. Con quelli della Lidl? Penso che se un giorno li rinvitiamo ci diranno che hanno da fare, minimo. Sicuramente. No, ma noi abbiamo da fare, non possiamo andare in giro da chiunque. Allora, noi facciamo questa cosa perché dai, è una cosa simpatica. Ma capita che siamo peggio noi. Sì, ma poi lo dobbiamo tenere occupato, capito? Solo per quello. Potrei far danni, se no. Fantastico. No, anche perché noi avevamo un altro momento molto particolare, ma dalla regia ormai non trovo più niente. Cioè, una notizia. Una. Guarda che il mondo sta diventando schifoso, non c'è una, più niente. Non una c'è. Notizia. Cioè, no, non andiamo. Abbiamo qui Radice Cubica. Infatti. Cioè. Salutiamo anche la Carmen che si è messa in contatto e il Capolupo dalle Canarie. È 2 anni che aspettiamo i biglietti. Sì, per andare a fare un live alle Canarie. Ragazzi, volete venire con noi? Come no? Cioè, noi io ci sono. Noi portiamo via tutti. Anche senza suonare, va bene comunque. Facciamo un EDR Summer Tour alle Canarie tranquillamente. Allora, cosa succede? Allora, un bradipo si sta allontanando dallo studio. Ragazzi, per chi non la conoscesse, l'Angie sta andando via. Un applauso a Angie. Ciao Angie, ciao. Ok, ritorniamo a noi perché sennò sti ragazzi non tornano più sicuri. Allora ragazzi, dopo aver ricordato i vostri canali, dove trovarvi, avete dei video belli? Cioè, sì, avete fatto dei video? Abbiamo fatto 3 videoclip con la collaborazione di Lotus Music Production. No. Salutiamo Pier Matteo e la Silvia. Certo, che sono stati qui con noi 3 settimane fa. E abbiamo fatto questi 3 videoclip. Uno è una cover di Ragazza di Strada, nella versione, un mix tra i Corvi e la versione che ha fatto Vasco. E 2 inediti nostri, Sabbia Mobile e Dimensione 42, che è quella che abbiamo ascoltato qualche minuto fa, ecco. Che sono molto curioso di andare a vedere quel video lì, perché adesso mi avete messo questa curiosità, diciamo, del 42. Tra i 3 è quello più particolare. Sì, perché adesso c'ho molto questo... strano, è molto bello, a me piace molto. Ho questo 42 che c'è ancora 10 anni, andare... dai. 11 per la precisione. Ma quando scatta il 42esimo sono 10. Va bene. Poi devi cavare l'inflazione. E quindi vale veramente la pena andare sul loro canale Radice Cubica con la K, ve lo ricordo ancora una volta per chi si è collegato adesso, perché sono persone nuove, quindi lo ricordiamo, Radice Cubica con la K, per vedere il loro nuovo video. Allora facciamo una cosa, io avevo una vostra canzone che abbiamo messo settimana scorsa e la canzone si intitola Sabbie Mobili, che noi l'abbiamo già sentita settimana scorsa, ma la rimettiamo perché è veramente molto bella. Quindi la canzone si chiama Sabbie Mobili.